Sono molto contenta di essere qui, di essere potuta venire e partecipare a questo incontro, perché lavoro con ISPRA da molti anni, da quando lavoro alla Direzione Ambiente della Commissione europea, e perché durante tutti questi anni ho avuto modo di apprezzare molto il lavoro svolto da ISPRA e dalle agenzie territoriali dell'ambiente italiane. La Commissione europea è percepita generalmente più come bacchettona, l'organismo che manda le lettere di infrazione, e non è in fondo mai percepita sul territorio. Questo vale per l'Italia, ma vale altrettanto per gli altri Stati membri. È raramente percepita come un alleato. E in realtà direi che voi che siete qui oggi, e penso che vi sono le agenzie, vedo i rappresentanti anche dei corpi che assicurano il monitoraggio, e vi sono le associazioni. Ho visto che più tardi vi saranno Legambiente, WWF, forse anche altre associazioni che sono qui oggi. In realtà lavoriamo insieme allo stesso scopo, e vorrei sottolineare questo lavorare insieme, perché non serve che noi a Bruxelles prepariamo delle legislazioni se poi voi non contribuite a realizzarle sul campo. E per questo motivo in realtà sono così contenta di essere qui oggi. Il secondo motivo è l'oggetto di questa giornata, che è la presentazione e la discussione di due rapporti molto importanti: uno che dà i dati sulla situazione dell'ambiente in Italia, e uno più specifico sui rifiuti. I rifiuti in Italia sono da parecchio tempo motivo di grosso dibattito, e stranamente l'Italia si trova non solo in mezzo nella situazione europea nella gestione dei rifiuti, ma si trova anche ai due estremi. L'Italia ha alcune regioni che sono fra le primissime dei primi della classe, e questo molto molto spesso viene trascurato, e è veramente un peccato che venga trascurato, ma trascurato anche in Italia, che non leggo abbastanza sui giornali che vi sono in realtà alcune regioni che sono più brave, tra virgolette, di altre regioni, di lender tedeschi, di molti lender tedeschi, delle regioni francesi, spagnole o quant'altro. E poi abbiamo anche delle situazioni in cui i rifiuti si trovano all'altro estremo, e abbiamo delle situazioni in cui l'Italia è veramente fanalino di coda, e in quelle situazioni si viene a trovare in coda con alcuni stati membri che forse sono in situazione simile per motivi più comprensibili, diciamo. E quindi avere uno stato, un rapporto, i dati su quale sia la situazione dei rifiuti urbani è importantissimo. Noi a Bruxelles, in fatto di dati, siamo adesso impegnati a lavorare sui dati per stabilire un
un valore in fatto di natura e biodiversità dei servizi ecosistemici. Consideriamo, e abbiamo fatto parecchi studi approfonditi, che il PIL di tutti i paesi tiene conto di tanti parametri, tiene conto del reddito pro capite, tiene conto della disoccupazione, tiene conto il PIL anche dello stato di salute, dello stato dell'educazione, dell'istruzione, tiene conto dello stato del patrimonio di case, ha tantissimi indicatori e non ha un indicatore che vada a contribuire al PIL sui servizi ecosistemici, sul valore aggiunto che portano i servizi naturali, i servizi che noi consideriamo un dato acquisito e pertanto non lo valorizziamo, non gli abbiamo mai attribuito un valore. Se però vogliamo riuscire a far rientrare un parametro, un indicatore dei servizi ecosistemici e che venga riconosciuto a livello internazionale come indicatore che va a contribuire allo stato di benessere di un paese, e in questo campo l'Italia si troverebbe senz'altro avvantaggiata perché in fatto di servizi ecosistemici l'Italia ha veramente moltissimo da offrire rispetto a tanti altri paesi a livello semplicemente internazionale, non solo europeo. Potremmo anche avere un elemento che valorizza all'interno del sistema paese i servizi ecosistemici e quindi che dà un riconoscimento ulteriore al lavoro che viene svolto da voi, dalle agenzie, da tutti gli enti che sono impegnati a conservare la qualità di questi servizi ecosistemici. Però per fare questo la prima necessità è quella di disporre di una mappatura dei servizi ecosistemici che esistono sul territorio per poi potervi attribuire una valutazione e un valore anche. E quindi questo lavoro di mappatura è un lavoro che abbiamo avviato 2 anni fa e sul quale stiamo collaborando con ISPRA e, se non sbaglio, durante questo semestre italiano verrà anche organizzato da ISPRA un incontro europeo per confrontarsi su dove siamo, a che punto siamo in questa mappatura dei servizi ecosistemici. Io volevo solo rilevare questo punto per far notare quanto lavoro sia già in corso in Italia e quanto in fondo l'Italia abbia da offrire anche come esempio di buona pratica agli altri stati membri. Molto spesso questi esempi, queste novità positive non vengono comunicate o si ritiene che non sia necessario farle valere. E questo vale per moltissimi lati positivi che vi sono nel nostro paese. Ed è per questo che quello che si farà, che si discuterà oggi, il lavoro che viene svolto quotidianamente in fatto di monitoraggio, di raccolta di dati, che viene percepito spesso anche come un lavoro tedioso, un lavoro poco valorizzante,
in realtà un lavoro importantissimo. E grazie ancora per avermi invitata. Grazie, grazie Pia. Personalmente le tue parole sono assolutamente un incoraggiamento per tutti noi, proprio anche di questo lavoro molte volte non evidente, non voglio usare la parola non riconosciuto, voglio dire non evidente a livello nazionale e molte volte appunto a livello europeo appare molto di più di quanto invece sia rappresentata a livello nazionale. Io credo che tu abbia toccato uno dei punti più, innanzitutto mi hai sottolineato una dimenticanza, saluto colleghi delle associazioni ambientaliste a cui sono molto legato e che parteciperanno alla discussione successiva, però quello della contabilità ambientale. La contabilità ambientale non è vista soltanto come dei numeri, fondamentalmente. Io continuo a insistere, e questo è anche il nostro rapporto con l'Istat, mettere sotto i numeri, sotto le statistiche, sotto gli indicatori anche la conoscenza dei processi e quindi il valore che determinati processi, determinati servizi possono garantire complessivamente al capitale naturale e alla sostenibilità dello sviluppo in termini collegati. Io credo che questi due elementi sono due elementi nei quali bisogna ancora molto lavorare, ma che se la comunità ci aiuta nel valorizzare, io credo che giustamente, come tu hai sottolineato, questo paese ne abbia da offrire in maniera anche originale, anche nella sua composizione, nella sua articolazione complessa tra strutture, diciamo, tra morfologie particolari e dinamiche culturali e sociali. Io credo che questo discorso sia un discorso esemplare anche a livello europeo, quindi ti ringrazio tantissimo.